E poi c'è una pagina sui genitori e sui figli, dove ci sono tante, alcuni sono datati come consigli, no? Beh, d'altronde 2200 anni fa, non è oggi proprio, ecco. Però tanti sono, il vero problema oggi è riuscire a farli percepire a chi sta crescendo certe volte, perché abbiamo qui alcuni rappresentanti, poi gli altri un po' più, hanno superato l'adolescenza, è vero? No, perché voi sapete che noi oggi, come società europea, stiamo vivendo la rottura generazionale, l'entrata in forza nell'immaginario collettivo di quello che è l'uomo postmoderno, l'homo ludens, ha portato davvero a una spaccatura. L'uomo che gioca, no? Che è l'icona dell'uomo postmoderno. Se vuoio, quando vuoio, finché vuoio. Il resto non mi interessa. Ma e se domani cambi idea? Se voglio, della roba che venite in mente, eccetera, eccetera. Si può spostare l'attenzione su una cosa, da un valore all'altro, da una realtà all'altra, ma sempre dominata dal se voglio, se ma pias, e finché voglio. Comunque gioca. Però non è l'ultima generazione, è già quella prima. Esatto, cioè, beh, si trasmette l'uno con l'altra, no? Non sono i bambini di adesso, ma sono i genitori dei bambini di adesso. Però che può che essere, altrove le cose sono legate insieme. E questo non è che semplifica le cose, è una delle cose che dice qua. Però c'è un aspetto là che merita di essere sottolineato, leggo con voi. Anzitutto il fatto che fin dal versetto 2 si sottolinea che cosa? Il Signore rende onore al padre nei figli e sui figli conferma l'autorità della madre. Si parla di padre e madre alla pari. Questo sapete che nella cultura ebraica concreta non era così vero, perché la donna, la moglie madre era considerata una delle cose del marito, di fatto, e oltre a questo, diciamo che nel mondo al di fuori dell'ebraismo la mamma non aveva peso, a meno che fosse lei a tenere in mano i cordoni della borsa, perché era lei l'ereditiera, la ricca di casa, per cui il marito, dopo essersi mangiato la dote che la moglie aveva portato in famiglia per poter andare avanti, voleva chiedere finanziamenti. E quella poteva dire di sì e poteva dire di no, perché le cose sue erano sue. E allora se era lei che teneva i cordoni della borsa, allora contava qualcosa, se no, poverina, è vero o no? C'è scritto onore al padre. Esatto, e infatti quello dei comandamenti è la grande novità. La figura della mamma, della madre, nel mondo ebraico di 3300 anni fa, che è messa alla pari della figura paterna, padre e madre. Questa è la grande novità che la Bibbia porta nell'antichità. Anche se gli ebrei stessi per primi non sempre ne tenevano conto, è vero o no? E qui è messo come base, è un ritornello che torna in tutto il capitolo. Ma che mi interessa di più è quello che dice dal versetto 14 al 16. Anzi, per capire, cominciamo dal 12. Figlio mio, abbi cura di tuo padre quando è vecchio e durante tutta la sua vita non dargli dispiaceri. Anche quando non ragiona più, cerca di capirlo. Erano pochi allora che arrivavano alla vecchiaia, ma anche là, anche a loro, tranci da chi arriva alla vecchiaia, gli trovava Alzheimer. Ghera di Namur è il nome, ma la realtà la ghera, è vero o no? E la voglia di prenderli e buttarli fuori di casa e mandarli a morire dietro un fosso, la ghera, c'era allora come c'era fino a ieri. Voi non ricordate chi erano i mendicanti 60 anni fa dei nostri paesi? Gente che aveva lavorato fino a 70 anni magari, che a un certo punto non ce la faceva più, la famiglia non poteva permettersi di, non avevano ambienti, non avevano soldi, e giravano a chiedere l'elemosina, finché un giorno o l'altro li trovavano chi lungo un campo, chi lungo un fosso. Era brutta, era terribile. E certe volte era gente che conoscevi anche. Questo succedeva nei nostri paesi quando ero ragazzino io, 60 anni fa, in campagna. Dormire nelle stalle, tanto quelli che perlomeno avevano il coraggio di chiedere di poter dormire nelle stalle, erano situazioni mica belle. Ecco, anche quando non ragiona più, cerca di capirlo. Guardati da insultarlo mentre tu sei nel pieno delle forze. Lena Rödo, ricorda che è questo Lena Rödo. È un quito con l'urdo, ma per toccare a te, è vero o no?
Non siamo noi a decidere come sarà il nostro domani. Dio, allora, quando toccherà a te, non dimenticherà che hai avuto compassione di tuo padre. La promessa di una ricompensa, no? di un utile futuro. Ne terrà conto dimenticando i tuoi peccati. Nei momenti di dolore Dio si ricorderà di te, i tuoi peccati si scioglieranno come ghiaccio al sole. E notate una cosa, vi ricordate cosa dice, cos'è che ha cambiato il cuore del Nibbio durante il viaggio dal convento, bravo, dei Progressi Sposi, il cuore dal convento dove Lucia era nascosta, protetta, alla casa dell'innominato? Dio perdona molti peccati per un atto di, per un'opera di misericordia. È quello che dice qua. E quando il Nibbio dirà al suo padrone, l'innominato, quella ragazza che mi ha un po' sconvolto dentro, possibile? Il Nibbio che si fa commuovere, la notte si è commosso lui, il peggio uomo del Nibbio, è vero o no? Ma poi il racconto è bellino, ben niente, comunque era un piccolo richiamo. E qui c'è una cosa che è importante, trascurare il padre è come bestemmiare Dio. Chi fa disperare sua madre è maledetto dal Signore. Cioè, il comportamento che il figlio ha verso il padre o la madre tocca direttamente Dio, nel bene e nel male. Ecco, questa affermazione, che poi ha dei richiami in giro nella Bibbia, fa dire a tanti esperti che le due tavole dei comandamenti, vi ricordate, no? Quando Mosè sale sul monte, scende con i comandamenti, con i paracari dell'alleanza, il decalogo, le 10 parole di libertà, scritte su due tavole di pietra. Noi, normalmente, partendo da come diciamo noi i comandamenti, abbiamo sempre detto e insegnato, e questo l'ho fatto a Pomi fino a non molto tempo fa, che i comandamenti sono divisi in due gruppi, 3 da una parte e 7 dall'altra. Tre che riguardano Dio e 7 che riguardano la vita tra le persone, la vita interpersonale, i rapporti sociali. E fra l'altro 3, perché 3 è il numero di Dio e 7 è tutto quel che occorre. Ha un suo senso. Ma molti dicono che in realtà le due tavole della legge contenevano ciascuna 5. 5 e 5. La prima tavola riguarda il rapporto uomo-Dio. La seconda tavola riguarda uomo-uomini, i rapporti tra persone. 5 da una parte, 5 dall'altra. Ah, ma allora il quinto ha a che fare con Dio. Qual è il quinto comandamento? Qual è il quinto? Bibi! Bibi! Bravo! Il quinto è onore a tuo padre e tua madre. Prova a dimmi... Io sono il Signore Dio tuo, primo. Non amare altro che fuori da me. Secondo. Non dominare più in vano. Terzo. Ancora di santificare te. Quarto. Onora tuo padre e tua madre. No, è il quinto. È il quinto perché è mes, non salta ferro giù. Cosa hanno fatto i cristiani 1700 anni, 1600 anni fa? Hanno tolto il secondo comandamento. Cosa diceva il secondo comandamento? Quello delle immagini, non ti farai di me immagine alcuna. Allora, non avrai altro Dio, non ti farai di me immagine. Non nominare, non dare il nome di Dio a cose vane. Ricordi di santificare le feste, onora tuo padre e tua madre. Vuol dire che onora il padre e la madre riguarda i rapporti con Dio. È il riferimento a Dio, che è colui che ha permesso a padre e madre di diventare procreatori di vita, che la vita viene da Dio. Nell'immaginario, nella fede sappiamo che è vero comunque, anche nel nostro immaginario scientifico, è vero o no? Però per loro poi era automatico in un certo senso. Dio è vita, padre e madre danno la vita, ma perché procreano a nome di Dio. Per cui onora padre e madre non rientra nei rapporti interpersonali, ma rientra direttamente nei rapporti con Dio. Vuoi sapere se onori Dio? Guarda cosa fai con tuo padre e tua madre. Che poi l'altra faccia è per padre e madre. Vuoi sapere se tu onori Dio? Guarda come ti comporti con i figli. Però è l'altra faccia della medaglia. È vero o no? Ecco, è da qui, è da questa convinzione che viene quella frase lì. Chi non onora il padre bestemmia contro Dio.
non riconoscere da chi ha ricevuto la vita. C'è una sapienza lì dentro, eh? È una prospettiva che non ci è abituale, ma che sarebbe bello rifletterci sopra un po'. Sembra chiaro? Sì o sì? Cioè, ai genitori piace una prospettiva di questo genere o mica tanto? Ti interessa? Ma ai figli che interessa la fede? E Ken forse è il problema. Sentiamola. È facile che ti dai figlio quando magari i genitori cristiani sono... Ma diciamo una cosa, forse bisogna anche chiederci, ma l'essere genitori dipende soltanto dall'essere geneticamente... Perché capita magari che i genitori trattano male i figli, fanno fare cose che il figlio dopo raggiunge una certa età di coscienza riesce a staccarsi da questo genitore. È matura sul piano umano e anche sul piano di fede se è cristiano. È vero, perché sul piano concreto anche i genitori hanno dei... Non sono l'assolutizzazione della presenza di Dio, né? Hanno anche loro un compito, un ruolo e anche loro dei doveri, diciamo così, l'esigenza di comportarsi in un certo modo. Eh sì, è talmente reale la cosa che voi sapete che in certe legislazioni ormai i figli hanno ottenuto il diritto di recedere dai genitori, misconoscere i genitori. Come certi genitori misconoscono i propri figli quando... Nel vermino in galera, per, no? Che vi dia una certa età il vermino in galera, dall'altra parte autorizzano i figli a misconoscere i genitori in certe situazioni, ma di vero disagio profondo e serio, insomma, ecco, no, per dire come certe volte la realtà può essere molto pesante, molto, molto dura. Ma c'è caso e caso, ci sono casi talmente disastrosi che l'unico modo di sperare di salvare i figli è quello di riuscire a sganciarli e prima che siano rovinati del tutto, cioè caratterialmente, moralmente, certe volte psicologicamente, anche fisicamente certe volte. Capita di laurosceni, a questo mondo. Però normalmente la realtà è quella. Ma allora il vero problema è, ma tu che genitore sei stato? Puoi davvero essere chiamato genitore? Anche se hai messo al mondo fisicamente dei piccoli esseri umani, che anche Carla Aurelio. Esatto. Sì, sì, sì. Ecco, naturalmente poi in questi casi il figlio deve fare maturare molto più del normale per riuscire a percepire, a superare certi abusi che ha dovuto subire e che l'ha insegnato nella vita. Comunque rimane vero. Sì, sì. È soltanto merito loro, a livello umano, no? Sì, perché se un padre e una madre non ti mettono al mondo, se un uomo e una donna non ti mettono al mondo, tu non ci sei. Finché non ci faranno l'improvetta, ma anche in quel caso, oggi come oggi, li possono benissimo far nascere in provetta, ma da dove li prendono? L'ovulo e lo spermatozoo, è vero o no? Finché non costruiranno quelli, con le loro macchinette, utilizzeranno sempre quel che trovano fatto da qualcun altro. È vero o no? O no? Ehi signora? No, ti vedo tutta... Sto pensando che il discorso visto dai genitori sembra diverso, cioè che il figlio possa staccarsi completamente dai genitori, ma che i genitori vogliono staccarsi completamente dal figlio mi sembra... Eppure succede poco, a questo mondo succede di tutto. Che un genitore ha sempre il pensiero che forse il figlio così, perché lui non è stato... Forse i genitori, se almeno se hanno un minimo di coscienza, né? Perché se c'è un minimo di coscienza si pongono tanti problemi e se a volte si danno anche delle colpe che non sono loro, o non sono tu del tutto loro, o non sono soltanto loro. Che un figlio vada in crisi per il riferimento ai genitori è gran difficile, né? Che succede, è molto più difficile che succeda. Può succedere, anche quello però, può succedere. Oppure che arrivano a una certa età e capiscono cosa poteva esserci dietro certi comportamenti che a loro in quel momento odiavano, eccetera, magari, ecco. No? Ma la vita insegna tante cose, anche perché quando uno cresce magari diventa a sua volta papà o mamma e si trova a vivere situazioni che, ma ecco, adesso capisce perché, finché in certe cose non ci sei dentro è difficile immaginarsi come sono davvero. È come per un prete insegnare a una coppietta cosa vuol dire sposarsi, il caro. Io posso dire quel che ho percepito ascoltando diverse coppie che si confidano, ma più di là, più di tat, è vero o no? Esserci dentro il tuo computer. Siete voi, dovete dirlo a me, se mica io. Comunque siamo partiti dal comandamento onora il padre e la madre, che sarebbe,
e qui sarebbe una conferma a questo versetto, rientrerebbe non nei rapporti fondamentalmente tra persone, ma avrebbe a che fare direttamente i rapporti con Dio, sia per i figli sia per i genitori. Poi c'è quel brano che viene subito dopo, sul senso del limite, una cosa che oggi è di moda in un modo... lo si incontra ogni piacere spinto, tanto bisogna dire, ma dai, non essere così umile, così bravo, così, dai, un po' di... O no? Non siete d'accordo? Vedo certi sorrisetti sfottenti proprio. Figlio mio, tutto quel che fai cerca di farlo senza orgoglio e gli amici di Dio ti ameranno. Quanto più sei grande, tanto più cerca di riconoscere i tuoi limiti. E il Signore ti darà i suoi favori. Solo chi ha il senso dei propri limiti sa riconoscere che il Signore è grande e potente. E la tua era, se mi sono convinto di essere un Padre Eterno, due per me è su me e basta, è vero o no? Ma lui è Dio che deve chiedere il mio parere prima di fare qualcosa. Non tentare quello che supera le tue possibilità. Non indagare su ciò che sta al di sopra delle tue forze. Rifletti piuttosto sui comandamenti che Dio ti ha dato. Questo è un esercizio che oggi anche in Italia viene fatto da tutti almeno 25 euro al giorno. È vero o no? Perché non hai bisogno di scoprire altri segreti? Pensate alla fibrillazione che c'è oggi per ogni notiziola, per ogni annuncio di nuove conoscenze, di nuove possibilità, di parole potenti, di gesti potenti, di amuleti, di... Quanto spendono gli italiani per l'oroscopo ogni giorno? Cartomanti, eccetera, se. Non siamo al livello degli antichi o dei cinesi, che non escono neanche di casa se l'oroscopo non è favorevole, però, garantisco che... Quanto si spende per i maghi, per interrogare i maghi su questo, su quello, su quell'altro? Però quanti sono gente senza fede, però. E dici che è cristiano, però, eh? E poi, anche, me sono andato da che era là che segno, no, che fa le carte, dice, ma è molto religioso, se mi ha fatto dire il Padre Nostro e l'Ave Maria. Sì, è vero? Sì. E poi, pensate, sono passati 2200 anni minimo da quando lui ha scritto queste cose a noi, eppure... E siamo in una società con mentalità scientifica, per fortuna. Non occuparti di cose più grandi di te, perché quello che Dio ha rivelato è già troppo alto. Si va a cercare chissà dove e non si sa cosa sia già in mano, e non si cerca in quel che sia già in mano. Capita a poker. Certe opinioni hanno ingannato molti e certe idee sbagliate li hanno portati fuori strada, è vero? Versetto 30. Come l'acqua spegne un fuoco che divampa, così l'aiuto dato ai poveri cancella i peccati. Fa pandan con l'altra. Chi ricambia i doni ricevuti pensa al suo avvenire. Nei momenti difficili troverà chi lo sostiene. Questo mi è sempre garantito il piano umano.